Amazzonia, terra di vita e di missione. Terra di natura esuberante e di grande ricchezza culturale. Terra di grandi foreste, corsi d'acqua, alberi centenari, fiumi immensi, animali selvaggi, paesaggi indescrivibili. La stessa Amazzonia che possiede immense riserve minerarie ospita un popolo unico per il suo modo di vivere, una popolazione che è capace di affrontare le più grandi difficoltà in modo originale e peculiare. Nossa Senhora, meu Senhor dos Navegantes, Virgem Credo Cruzada. L'Amazzonia è uno dei maggiori ecosistemi del mondo, uno dei più ricchi e differenziati. Occupa un'area di più di 7 milioni di chilometri quadrati, che corrisponde al 5% della superficie della Terra, al 40% dell'America del Sud e al 59% del Brasile. Possiede il 20% dell'acqua dolce non congelata del pianeta e l'80% dell'acqua disponibile nel territorio brasiliano. Ha il 34% delle riserve mondiali di foreste e una gigantesca riserva di minerali. La sua diversità biologica è la più concentrata e la più ricca di tutto il pianeta. Circa il 30% di tutte le specie animali e vegetali del pianeta si trovano nell'Amazzonia. E che dire del fiume più lungo del mondo, il Rio delle Amazzoni? È lungo 6.992 km. Il suo bacino idrografico raccoglie più di 1.100 fiumi che formano una massa d'acqua di 200.000 metri cubici che ogni secondo si mette nell'oceano, il che equivale al 15,5% di tutta l'acqua dolce che alimenta gli oceani nel mondo ogni giorno. La popolazione dell'Amazzonia è un mosaico di razze, culture e religioni, il che provoca a volte reazioni conflittuali e contrasti in questo immenso territorio. La visione del mondo di tutte le popolazioni è caratterizzata però da un elemento comune, una relazione di comunione con la natura che è un punto centrale del loro modo di vivere qui nell'Amazzonia. L'Amazzonia brasiliana è formata da 9 stati per un territorio complessivo di 5.030.730 km quadrati, che corrisponde al 59% del territorio brasiliano e 65% di tutta l'Amazzonia continentale. Ha 11.248 km di frontiere internazionali e 1.482 km di costa atlantica e 22.000 km di fiumi navigabili. La popolazione dell'Amazzonia è di 23 milioni di persone, tra cui 173 popoli indios, che contano circa di 370.000 individui, corrispondenti alla metà della popolazione india del Brasile. Di questi indio 61.000 vivono già nelle città. Durante i secoli passati questi popoli furono oggetto di persecuzioni implacabili, guerre e malattie. Si calcola che 500 anni fa ci fossero 3 milioni di indios. Nel Brasile attualmente esistono 240 popoli indios che parlano più di 180 lingue e riuniscono un totale di 750.000 individui. Solo in questi ultimi anni numerosi capi indio sono stati assassinati perché difendevano le loro terre, come Galdino Patachó, Aldo Macuxi, Chicão Chucuru. Circa 100 indio vengono assassinati ogni anno, senza contare le innumerevoli forme di violenza che devono subire.
La Costituzione del Brasile, promulgata nel 1988, riconosce agli indios, nell'articolo 231, il diritto ai loro beni materiali e spirituali, come la terra, le risorse in essa presenti e la conservazione della propria cultura. Nonostante il riconoscimento giuridico, in pratica i potenti trovano il modo per negare agli indios ciò che spetta loro. Nella loro lunga storia, gli indios hanno saputo creare modi di convivenza armoniosa con la terra, l'acqua, la foresta e tutte le forme di vita presenti nella natura. Nessuno si riteneva padrone della terra, né di niente, e il loro stile di vita era comunitario. Gli indios posseggono una visione profondamente religiosa che li porta a rispettare e a prendersi cura di tutto ciò che ha a che fare con la propria vita. È importante considerare la capacità di organizzarsi dei popoli indios, che li ha portati alla conquista della consapevolezza della propria identità e dei propri diritti. Tutto cominciò con le assemblee indigene negli anni 70, appoggiate e organizzate all'inizio dal CIMI, Consiglio Indigenista Missionario. Un'altra comunità che è parte importante della popolazione amazzonica è costituita dai discendenti degli africani, conosciuti come quilombolas. Ci vollero secoli di lotte e di sofferenza perché la schiavitù fosse ufficialmente abolita. I negri che fuggivano formavano comunità di quilombi. Si calcola che oggi esistono circa di 1000 comunità di questo tipo in Amazzonia. Formano nuclei di agricoltori, di modesti allevatori di bestiame, di raccoglitori. Hanno assimilato costumi e tradizioni indigene e cristiane, producendo una nuova sintesi culturale. Si caratterizzano per le celebrazioni piene di allegria, con danze, canti e un'intensa espressione corporale che manifestano una ricca spiritualità. Durante l'epoca dello sfruttamento del caucciù, l'Amazzonia fu completamente occupata da seringueiros, raccoglitori di caucciù, e dai migranti turchi, sirio-libanesi e giudei. Manaus e Belém furono le città che più beneficiarono dell'attività economica dell'esportazione del caucciù. Oggi sappiamo che dei 60.000 uomini, detti soldati del caucciù, che migrarono nell'Amazzonia, la metà sparì nella selva amazzonica. I lavoratori soffrivano a causa di un sistema di lavoro disumano e vivevano sempre sottoposti a padroni. I seringueiros ebbero un importante ruolo nella storia dell'organizzazione e della resistenza delle popolazioni tradizionali. Molte iniziative dei seringueiros si opposero al disboscamento sia con il dialogo sia attraverso la confisca di motoseghe. La risposta a queste azioni fu la violenza che culminò con l'assassinio come Wilson Pinheiro e Chico Mendes, presidenti del sindicato dei lavoratori rispettivamente di Brasilea e Chaculi nello stato dell'Acre. Insieme al suo gruppo, Chico Mendes elaborò un progetto che coniugava la difesa della foresta con il miglioramento della qualità della vita dei seringueiros, in particolare relativamente alla salute, all'educazione e agli altri aspetti della loro esistenza. Da queste iniziative nacque il Consiglio Nazionale dei Seringueiros. Chico diceva sempre che finché nella foresta amazzonica c'erano indios e seringueiros, c'era speranza di salvarla. Come risultato dell'unione fra gli indios detribalizzati, schiavi negri africani, nordestini e bianchi, nacque un nuovo gruppo sociale, il caboclo. Per la sua capacità di resistenza e creatività,
Il caboclo è parte essenziale nella formazione culturale dell'Amazzonia. Indios e caboclo costruirono le loro abitazioni sulle rive dei fiumi, dei laghi, affluenti. Praticavano l'agricoltura familiare con la coltivazione di manioca, riso, grano turco e fagioli, ma praticavano anche la caccia, la pesca e la raccolta di castagne, caucciù e frutta. Anche se con uno stile di vita semplice, questa popolazione è riuscita a vivere in libertà utilizzando la terra e i beni della natura. Queste comunità hanno una visione profondamente religiosa. L'acqua, i fiumi, i pesci e la vita comunitaria furono sempre ritenuti elementi essenziali della loro vita. A causa di questa visione nacque il movimento dei ribeirinhos dell'Amazzonia in difesa dei loro diritti e per la salvaguardia delle acque e dell'ecosistema. Le culture originarie dei popoli dell'Amazzonia, la terra è un dono di Dio, dato a tutti gli individui e i popoli perché di essa possono vivere e lavorare. Dal loro punto di vista, ha diritto alla terra chi vi abita e la lavora. È così che la pensano i poseiro, cioè i senza terra, che occupano terre non lavorate e improduttive. Ciò che caratterizza il loro stile di vita è la presenza di una casa, di un campo da coltivare, della foresta e dell'acqua. E si distinguono tra proprietà comunitaria come foresta, laghi, sentieri, corsi d'acqua e l'area di proprietà e uso esclusivo della famiglia, la casa, il cortile, l'orto. Indios, ribeirinhos, seringueros, quilombolas, poseiros furono e sono espulsi con violenza dalla terra in cui vivevano e vivono e che coltivavano da molto tempo, espulsi da grandi allevatori di bestiami e dai tagliatori di alberi. La situazione ha assunto proporzioni allarmanti e la Chiesa brasiliana costituì la Commissione Pastorale della Terra con la finalità di coordinare le azioni pastorali e di approfondire la conoscenza critica della realtà e delle leggi, oltre che per difendere i diritti principalmente dei piccoli agricoltori e dei poseiros. Sono anche nate le comunità ecclesiali di base che hanno avuto un ruolo essenziale nella costruzione di una coscienza critica della popolazione a partire dall'analisi della realtà, dal messaggio evangelico, dal protagonismo dei laici e dalla formazione di dirigenti popolari. Alcuni documenti dei vescovi dell'Amazzonia hanno denunciato la violazione dei diritti fondamentali come il diritto alla terra. Hanno individuato l'origine dei problemi del nuovo e antico modello di sviluppo imposto alla regione, produrre per esportare senza nessuna considerazione per la popolazione locale. Grandi imprese, tagliatori di alberi, con l'appoggio dei politici e valendosi della corruzione, impongono i loro interessi, si impadroniscono illegalmente delle terre, corrompono le autorità, promuovono lavoro schiavo. Quando la popolazione e le organizzazioni si oppongono, nasce il conflitto con conseguenze tristi. Questi conflitti hanno già provocato molto dolore, violenza, distruzione e morte. Tra il 1985 e il 2005 nell'Amazzonia sono state assassinate quasi sempre impunemente 933 persone nella lotta per il possesso della terra. Solo nell'Amazzonia furono sfrattate tra il 2003 e il 2005 per ordine giudiziale 31.371 famiglie. I maggiori responsabili del disboscamento indiscriminato dell'Amazzonia non sono i piccoli agricoltori, ma le grandi ditte di legname, le industrie minerarie e le attività di allevamento in grande stile, favorite dagli incentivi fiscali e dalla possibilità di grandi finanziamenti a interesse minimo.
Ultimamente i grandi produttori di soia e di cereali per l'esportazione hanno incrementato il disboscamento della regione. Adesso è arrivato il programma de biodiesel che produrrà i grandi coltivazioni destinate a questa finalità. L'Amazzonia non è adatta all'agricoltura estensiva. La terra è povera e la sua ricchezza è la foresta. Nell'Amazzonia sono già stati tagliati 70 milioni di ettari di foresta, più di 22 milioni solo negli ultimi 10 anni. Tra il 1950 e il 2005 la popolazione dell'Amazzonia è cresciuta 518%, ritmo molto superiore alla media nazionale che è del 255%. L'urbanizzazione è cresciuta del 18%, il 44% della popolazione amazzonica già vive nelle grandi città. Una caratteristica dell'Amazzonia sono le piccole città localizzate lungo le sponde dei fiumi. Lì la vita è unita al fiume e alla foresta. Tutto ruota intorno al porto, dove tutto è passeggero, niente è fisso. Tutto è provvisorio, non finito e precocemente consumato. Il porto è dove si arriva e si parte. È intermediario tra il fiume, la foresta e la città. È la frontiera tra la realtà e la fantasia. La pesca è un'attività importante nella regione e produce circa 200.000 tonnellate di pesce, il 20% del totale nazionale. Dei 155.000 posti di lavoro indotti da questa attività, il 72% riguardano la pesca familiare e il 23% la pesca commerciale e solo il resto la pesca con il surgelamento del prodotto. La ricchissima biodiversità dell'Amazzonia è oggetto delle mire dell'industria, di laboratori e centri di ricerca che non hanno scrupoli a promuovere la biopirateria delle nostre ricchezze. La quantità di materiale rubato negli ultimi anni nella regione arriva a 20.000 esemplari per anno delle differenti specie. Sta nascendo un nuovo modello di sviluppo per l'Amazzonia, la gestione sostenibile del legname e degli altri prodotti della foresta. La preoccupazione ambientale e sociale è diventato l'elemento chiave per costruire un consenso che faciliti la realizzazione di progetti di grande respiro. La cattiva qualità di vita nell'Amazzonia, abbandonata al suo destino, è nota e si manifesta con l'indebolimento delle politiche sociali, cioè salute, educazione, abitazione e lavoro. Si prevede in questo secolo l'aumento della crisi sociale. L'idea che esista una sola via di sviluppo possibile per l'Amazzonia, quella della produzione finalizzata all'esportazione dei prodotti primari, significa considerare l'Amazzonia come una colonia. Già esistono iniziative popolari orientate a un altro modello di società e che hanno come base una nuova forma di interpretare e valorizzare il lavoro delle persone e dell'economia. Sono modelli dell'economia solidale, dove il valore solidarietà vale di fatto nel rapporto tra le persone che lavorano comunitariamente tra sé e in comunione con la natura. Tutti questi movimenti possiedono una coscienza ambientale sviluppata e si schierano contro la devastazione e la deforestazione. Difendere e assumere la difesa delle risorse naturali come finalità della propria esistenza è un atto politico che stabilisce nuove forme di solidarietà. La foresta amazzonica offre possibilità senza limiti per utilizzare frutta, cocco, castagne ricche di proprietà alimentari. La creatività è la forza che i movimenti popolari hanno saputo costruire per sostenere e rendere effettive le loro rivendicazioni, hanno fatto nascere molteplici iniziative nei differenti ambiti di attività dei popoli dell'Amazzonia. Gli esempi non mancano: la preservazione dei fiumi, le quebraderas di cocco, donne che rompono la noce di cocco di Babassù per utilizzarlo per differenti destini, la rete agroecologica, l'artigianato, l'apicoltura. E questa sapienza dei popoli indios, caboclo, seringuero, seribirignos, il cammino giusto per uno sviluppo di relazioni economiche alternative
con la foresta e con tutte le condizioni di vita dell'Amazzonia. Davanti a queste sfide che la realtà presenta e come frutto di una visione più ampia e profonda della realtà amazzonica, la Chiesa Cattolica nel Brasile manifesta segni di vitalità e della sua più profonda comunione con la popolazione amazzonica. La campagna della fraternità del 2007 è stata un'occasione perché il Brasile conoscesse più a fondo i popoli e la realtà dell'Amazzonia. Il tema di questa campagna era Fraternità e Amazzonia. È indispensabile conoscere il significato storico e simbolico dell'Amazzonia, la diversità umana e culturale presente nel territorio amazzonico, le sue tradizioni, i suoi miti, le sue esperienze di vita e di organizzazione, le sue feste, la sua religiosità e le sfide che affrontano. È il cammino per aiutare a superare i preconcetti che lunghi secoli l'ideologia dominante ha costruito su questa regione e i suoi abitanti. Non sono pochi e giustificano la violenza e l'ingiustizia. Le chiese dell'Amazzonia e del Brasile sono chiamate a riformulare con umiltà, coraggio e trasparenza il loro annuncio evangelico in modo che sia segno vivo della presenza del Regno qui nell'Amazzonia. Per la Chiesa dell'Amazzonia, la speranza non si fonda solo nella realtà storica, ma nella promessa di Dio e nei segni di speranza nel futuro che accompagnano le parole che Cristo ci comanda di diffondere. Evangelizzare per i cristiani dell'Amazzonia è scoprire e valorizzare tutti i segnali di vita che sono molto evidenti nelle culture originarie dei popoli della regione. È manifestare tutto quello che è garanzia e fonte di vita, e denunciare, combattere, ripudiare tutto ciò che è antiregno, che è morte, fonte di morte e di distruzione. La solidarietà e la fraternità della Chiesa nel Brasile con l'Amazzonia vuole tradursi in azioni concrete e in un'ampia mobilizzazione nazionale in favore di progetti che garantiscono un uso sostenibile dal punto di vista economico, politico e sociale dell'Amazzonia. Tutto questo deve considerare le potenzialità e i limiti di questo ambiente, che sono indicati dalle culture e dalle iniziative popolari dell'economia solidale e dalle pratiche della democrazia partecipativa. L'Amazzonia è un immenso territorio, scenario di molta diversità socioculturali e della conservazione di molte forme di vita ancora intatte. Questa ricchissima socio-biodiversità ci spinge come società, come umanità, ad amare questa terra e a difenderla contro tutti i tipi di devastazione perché non sia sottomessa agli interessi di individui o di gruppi avidi di guadagni e che non si interessano del futuro dell'umanità. Come l'Amazzonia è un fattore di equilibrio essenziale per tutto il pianeta, così la sua vita ha a che fare con la qualità di vita globale della Terra. Concludendo, tutte le persone che hanno a cuore la vita sulla Terra sono chiamate a un cambiamento, alla solidarietà, a un nuovo modello di vita, ad abbracciare progetti di sviluppo che considerano i valori umani evangelici, seguendo l'esempio di Gesù, nell'attenzione verso la vita umana e in maniera speciale verso i poveri e la natura. L'Amazzonia, culla che raccoglie tante vite, sia anche il fondamento della vita fraterna, la patria solidale di popoli e di culture, la casa di tanti fratelli e sorelle.